una risposta rispetto ai soggetti dei miei quadri che potrei dare è perché no. La cosa che faccio nei miei lavori è proprio la ricerca di una semplicità, per un motivo molto, molto banale, perché voglio che li leggano tutti. E questa cosa mi interessa molto, perché il vaso di fiori? Perché per quanto bello può essere la cosa più brutta, ma può essere anche la cosa proprio scorretta, non lo so, in un certo senso è garbato e sgarbato. E ovviamente dici lo metti a casa, sta ovunque, ma invece non è proprio così, perché diventa più complessa la cosa. All'interno di uno schema, che è quello di oggetti poggiati su un determinato piano, possono accadere delle cose. Ogni quadro è proprio una scansione di tempo, che è il mio tempo interiore. E quindi ogni volta, non voglio dire che è una catarsi proprio nell'opera, però un po' sì. Non avrebbe senso fare arte se non c'è comunque una parte, diciamo, non detta, non parlata. L'arte deve suggerire delle cose più grandi. Voglio sempre che l'immagine sia molto pulita, fresca e non appesantita. Mi piace sempre pensare a un'apparizione, dove comunque non c'è la fatica della pittura. Ecco, una cosa che volevo fare al nuovo Forno del Pane era fare un lavoro importante. Io ho lavorato tutti i mesi a un lavoro che è 2,80 m x 2, però in un certo senso ho proprio dichiarato quali sono, se vuoi, il manifesto del mio lavoro, quelli che sono proprio le basi e le cose su cui mi appoggio, quindi anche la citazione. E in questo modo sono riuscito a fare un po' il punto del mio lavoro di questi ultimi anni.